Ciao a tutte e tutti, sono Roberto di Grinto e in questo video cercherò di spiegarvi come si monta il rimorchio che utilizzerete per realizzare Gruco il Bicibus. Questo è il pacco che riceverete ed è contenuto tutto l'occorrente, composto dalle ruote, dal carrello, questo che vedete in arancione, che è già assemblato, diciamo, col suo telaio, e in più un'asta che servirà per collegare il rimorchio alla vostra bicicletta. Andando per ordine, come potete vedere, questo è la struttura, diciamo, del rimorchio, che viene aperta in questo modo con questa tendina, comunque posteriore, che verrà tenuta in piedi da quest'asta più piccola. Questo invece, che lo andremo poi dopo a srotolare, è la copertura del rimorchio, anche con un telo impermeabile. Quest'altra è l'asta che servirà per collegare il telaio della vostra bicicletta con il telaio del carrello. E poi l'ultimo, le due ruote. Per le due ruote non ci sono indicazioni sul copertone per, diciamo, la direzione, quindi entrambi valgono, diciamo, lo stesso lato, quindi potete benissimo inserirla. Adesso dopo vi farò vedere dove si inserisce o una o l'altra, sia a destra che a sinistra. Prendiamo l'asta, questa più piccola, che servirà appunto per unire il lato, diciamo, posteriore con i due laterali. C'è una vite con un dadino, questa va svitata appunto. E poi qui, da questa parte, collegare questo attacco in modo tale che poi l'asta vada, diciamo, verso il basso. Quindi aggancio al telaio la vite con la testa, quindi da su. Una volta agganciato, posso andare a chiudere con il dado. Su questo poi con calma avviterete meglio. Adesso questa qui dobbiamo inserirla appunto nella parte posteriore. Mi aiuto in questo modo verso il basso. Quindi, una volta inserita quest'asta nella tendina, dobbiamo agganciarla all'altro attacco. In questo primo attacco vedete questi dispositivi, queste mollette che sono un po' fastidiose da mettere o togliere, però sono appunto molto sicure. Quindi adesso, facendo una leggera pressione verso l'alto e con questo attacco, cerchiamo di sganciare appunto il tutto. Adesso, una volta sganciato, inseriamo l'asta qui sotto a questo attacco e quindi riprendiamo la vite, diciamo, con questa molletta e andiamo a inserirla. Ecco qui. Sarà, diciamo, verrà fatto più volte anche per mettere l'asta, diciamo, del carrello. Questo è un primo esempio. Facciamo attenzione che in questo che la vite poi con questo occhiello devono essere appunto chiuse con uno scatto. Di fare attenzione che i due agganci vengano entrambi montati verso il basso, perché può, diciamo, diventare spigoloso per la copertura. Adesso abbiamo srotolato la copertura e ci accorgiamo di queste chiusure a strappo che, una volta individuate la parte arancione e quella posteriore, ad esempio, una volta individuate andiamo a posizionarle nelle rispettive asole. È un tessuto elastico, quindi adesso devo semplicemente ricoprire il telaio, mi aiuto con i velcri e poi con gli elastici vado appunto a posizionare nelle asole strappi. Adesso la copertura anteriore si può già agganciare, poi decidete, diciamo, anche in vostra autonomia se tenerla o meno. Di sicuro può essere comoda nelle giornate di pioggia perché ha un tessuto impermeabile che può servire appunto a proteggere eventualmente gli zaini o comunque gli accessori che
posizionerete. Noi adesso la montiamo senza la plastica, anche per avere idea di come diventa il carrello montato. Ci restano da montare le due ruote e poi attaccare quest'asta con gli appositi agganci al telaio per poi agganciarla alla bicicletta. Adesso per procedere all'attacco delle ruote, intanto fate attenzione che ci sono anche delle protezioni, quindi queste vanno ovviamente rimosse. Una volta rimosse, il telaio del carrello possiamo posizionarlo in questo modo per agevolarci il montaggio, perché come vi accorgerete ci saranno questi altri agganci che serviranno appunto per inserire le ruote in sicurezza. Adesso procediamo, ruota destra o sinistra è indifferente, come vi dicevo, tra le due ruote, l'importante è che il perno venga inserito nell'asse. Da questo aggancio quindi solleviamo leggermente verso l'alto, inseriamo il perno, assicuriamoci che ci sia un click e procediamo anche all'aggancio dell'altra ruota. L'asta da collegare qui al telaio viene collegata appunto con questa piastrina che è presente qui al di sotto del carrello, con i rispettivi gancetti che adesso andremo a staccare con lo stesso procedimento con cui abbiamo montato l'asta della tenda posteriore. Quindi sfiliamo e adesso facciamo attenzione agli occhielli e che l'asta punti verso l'interno del carrello in questo modo. Ora ci sono tre fori qui sul telaio mentre due qui sull'asta, questo vuol dire che abbiamo una libertà, diciamo, di posizionamento per allungare o accorciare quest'asta. Per chi ha delle biciclette, diciamo, più grandi, il mio consiglio è quello di avere un'asta più lunga. Poi regolatevi, diciamo, anche in vostra autonomia. Io adesso li posizionerò quindi sulla parte, diciamo, più esterna, quindi i due fori dell'asta con i primi due fori del telaio. Quindi ricordiamoci di inserire queste vite, questi perni qui nei rispettivi fori, in modo tale da agganciare in sicurezza l'asta con il telaio. Ora vedremo come installare il gancio alla bicicletta che servirà per accordare il rimorchio appunto al telaio. Il mio consiglio è quello di intanto posizionare la bici in questo modo, se non avete, diciamo, un bike stand, si può fare facilmente a casa, appunto ruotando la bici e inserendo una delle ultime marce, se non proprio l'ultima, in modo tale che la catena non sia rigida e possiamo lavorare con più scioltezza. Quindi o una chiave a pappagallo o della misura comunque di quella del dado, andiamo a svitare qui al mozzo con al forcellino, andiamo a svitare appunto il dado e estraendolo possiamo poi inserire con il foro del gancio, lo inseriamo direttamente qui a fianco al forcellino. Il posizionamento è abbastanza intuitivo, quindi una volta che si inserisce diciamo il foro lasciamo sulla parte interna della bici e questo gancio ci servirà alla parte esterna. Cerchiamo di seguire la linea stessa del forcellino. Una volta poi inserito andiamo a chiudere con il dado. Una volta che il dado è un po' più stretto, controlliamo che la ruota sia comunque centrata sul telaio. Solitamente si fa mettendo le dita, appunto, avere, diciamo, più o meno lo stesso spazio. Una volta che abbiamo raggiunto, diciamo, una centratura ottimale, blocchiamo la ruota e poi andiamo a chiudere del tutto il dado. Adesso per ultimo, quindi, dovremo soltanto attaccare quest'asta al gancio qui fissato al forcellino della bici e lo faremo in questo modo, semplicemente sganciando questa prima molletta. Il rimorchio è appunto collegato con questo aggancio che ha una molla per avere, diciamo, un'estensione, no? di mobilità.
Quindi ci aiutiamo con questa molla, andiamo a inserirla al gancio della bici. Stiamo attenti a centrare, diciamo, i due fori, uno del gancio e l'altro appunto del rimorchio. Inseriamo questa molletta e adesso, una volta inserita, sempre col solito metodo di chiusura, abbiamo il click e adesso quindi è tutto installato correttamente. Qui trovate anche una questa è per sicurezza, no? Se dovesse mai sganciarsi il gancio, quantomeno possiamo collegarlo direttamente ad una parte della bici. Quindi il consiglio sarebbe quella di trovare un punto vicino al telaio dove fissarla. Bene, adesso la bicicletta col carrello è pronta, siamo pronti per partire. Saluto a tutte e tutti voi e buon gruppo, a presto!